Benvenuti a un nostro nuovo episodio di Pinte di Storia. Siamo qui io, Matteo e Michele. Salve. E oggi vogliamo parlarvi di che cosa, Michele? Beh, senti, siamo nel gennaio 2018, giusto? Sì. Ebbene, sono passati esattamente 170 anni dalla Rivoluzione Siciliana del 1848, che è un evento fondamentale nella storia del Risorgimento. Sì, sicuro. Abbastanza sì. Come si chiamano tutti così? Che se la pensano tutti così non ne ho idea, però storicamente è così, è accertato. Va bene, allora spieghiamo perché. Perché? Beh, sostanzialmente perché il 1848, come tutti sapete o dovreste sapere se avete studiato a scuola, è denominato come l'anno della primavera dei popoli. Insorsero le popolazioni di tutta Europa, in Germania, in Austria, in Francia e in tutta Italia. Ma la scintilla fu data a Palermo il 12 gennaio del 1848, quando la popolazione, il giorno stesso del compleanno di Ferdinando II di Borbone, decise di fargli la festa, ma in un senso non propriamente simpatico e amichevole. Beh, a questo punto mi sembra opportuno interromperti e proporre un brindisi ai regali di compleanno. Giustamente. Salute! Salute! E quindi dicevamo, la Sicilia si ribella, sì. Che non è proprio una novità, insomma, la Sicilia cerca di ribellarsi da 6 secoli circa. Sì, all'incirca, però in particolare contro i Borbone era un odio particolarmente sentito, perché quando ci fu il dramma napoleonico per il regno di Napoli, quando i francesi insomma calarono su Napoli e conquistarono il regno, i Borbone si rifugiarono a Palermo dal 1806 fino al 1815 in pratica. Cosa successe? Che in quel periodo ovviamente i Borbone erano soltanto sovrani di Sicilia e i siciliani, che erano sempre stati un regno autonomo, anche se il sovrano era unico per Napoli e per la Sicilia, i regni formalmente erano separati. Quindi loro erano ben contenti di avere il sovrano in Sicilia, non lo vedevano dalla vita, quindi erano abbastanza contenti. Era una questione formale, fondamentalmente, non cambiava quasi niente. Esatto, però ai siciliani piaceva questa formalità, questo riconoscimento. Questa sorta di indipendentismo controllato. Ecco, nel 1812 poi, sotto la pressione degli inglesi, riuscì ai siciliani, sia nobili che liberali, di far approvare una costituzione sul modello parlamentare inglese, che ovviamente Ferdinando IV di Borbone vedeva come fumo negli occhi, però intanto dovette accettarla, visto che gli inglesi custodivano la Sicilia, senza di loro non avrebbe fatto nulla. Ora, ricordiamo anche il fatto che la nobiltà siciliana era particolarmente orgogliosa delle proprie tradizioni, del proprio essere indipendente, per ovvi motivi cercava di portare più potere nelle proprie tasche e toglierlo al re. Assolutamente. Che è una costante più o meno di tutti i regni dell'epoca, quasi tutti. Quasi tutti. Che cosa successe poi? Che quando Ferdinando IV ritornò a Napoli, divenne Ferdinando I, abolì, anche se mai formalmente, la Costituzione siciliana e ridusse la Sicilia a provincia di quello che divenne il Regno delle Due Sicilie. I siciliani questo la presero malissimo, in particolare i palermitani, che da capitale di un regno diventavano un capoluogo di provincia, neanche tutta la Sicilia, solo della provincia di Palermo, quindi massimo disonore, e provarono più di una volta a ribellarsi. Sono famosi i moti del 1820-21, quello in cui la Sicilia per la prima volta si dichiarò indipendente, con poca fortuna, e i moti del 1837. Queste qua sono tutte delle premesse a quello che è successo nel 48. Ora, tu avevi citato i nobili, ma perché poi il resto della popolazione, che ovviamente non poteva certo parteggiare per i nobili, aveva questo odio antinapoletano? Perché i napoletani in Sicilia governavano col pugno di ferro, il regime poliziesco era quasi disumano, si narrano di stragi, arresti sommari, fucilazioni, stupri, insomma, il dirigente della polizia borbonica del Carretto non era proprio ben visto in quel periodo. E ovviamente poi il fatto che nell'Ottocento, lo sapete, le idee liberali si diffusero, il fatto che non ci fossero delle istituzioni che in qualche maniera si rifacessero allo spirito dei tempi, questo non poteva andar bene alla nuova borghesia siciliana, che ovviamente nel 48, il giorno del compleanno di Ferdinando, decisero di sollevarsi. Come abbiamo detto, di fargli un bel regalo di compleanno. Esatto. Ma una domanda, ma
la polizia, il regime poliziesco in atto era fatto soprattutto con truppe del continente, come si direbbe? Sì, sì, erano tutte truppe napoletane, perché i siciliani erano esonerati dall'obbligo militare. Quindi quello che sembrava un privilegio in realtà gli si era ritorto contro. Esatto, in verità c'erano delle truppe siciliane, però erano tutte truppe volontarie, non c'era il servizio di leva. Okay. Quindi ovviamente capisci che quei pochi siciliani che si arruolavano erano visti come dei porci, letteralmente, riporto parole di siciliani del tempo, erano visti come malissimo la popolazione, e infatti quasi nessuno voleva servire in Sicilia, se ne andavano tutti sul continente. Mi sembra giusto. Poi il 23 gennaio la dinastia borbonica viene dichiarata decaduta dal trono siciliano, e il 25 marzo, dopo 30 anni, il Parlamento siciliano torna a riunirsi. A capo del nuovo governo che viene formato c'è tal Ruggero VII. Specifichiamo però, VII non è il numero della dinastia. No, 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 non è... Non siamo pazzi, sono domande che ci fanno già. VII è il cognome. Esatto, non è un sovrano, non è un monarca. Il VII è il cognome. Ed era un antico ufficiale della Marina Borbonica. Divenne ufficiale nel 1793. Antico nel senso di anziano. Sì, era abbastanza anzianotto. Tant'è che si era ritirato già nel 1812 dalla vita militare, proprio per problemi di salute. In ogni caso, era stato un valente militare che aveva anche fatto parte del governo diciamo di Ferdinando IV in Sicilia nel periodo napoleonico. Tra il 1812 e il 14 era stato ministro della guerra e della marina per i Borboni in Sicilia. Però la sua... Quindi era stimato da entrambe le parti. Sì, perché infatti oltre che essere stato a servizio dei Borbone era anche uno schietto liberale, non l'aveva mai nascosto. E capisci che essere liberale con i Borbone era abbastanza complicato. Cioè, vuol dire che ti devono volere molto bene per non finire male. Esattamente. Okay. Cosa successe poi? Che lui fece parte del governo provvisorio durante i moti del 2021 in Sicilia, in cui votò per la scelta secessionista della Sicilia. Ok. Però poi quando calò il generale Florestano Pepe per ricondurre all'ordine la Sicilia, da Napoli, fece parte di quei liberali che, riunitisi nel decurionato di Palermo, decisero di presentare l'atto di sottomissione dell'isola per evitare peggiori sciagure, cosa che gli alienò completamente però la simpatia dei liberali. Quindi o era un militare talmente bravo da capire che non c'era storia contro l'esercito napoletano, oppure era uno che non tanto voleva combattere. Non saprei dirti, però secondo me vale la prima regola, perché in effetti non c'era un esercito da contrapporre a quello napoletano. Era una questione volontaria ancora. Sì, era ancora una questione di volontarismo. Si capisce quindi che un militare d'esperienza abbia capito che non era il caso di farsi intrucidare. La sua carriera sembrava finita lì, e invece nel 1848 viene richiamato ancora una volta dagli insorti siciliani a prendere per l'appunto le redini del governo, cosa che lui fa abbastanza egregiamente. Il problema poi qual è? Che bisogna votare una costituzione. Okay. La costituzione viene più o meno approvata, è semplicemente quella del 1812, adeguata ai tempi, come dicevano i siciliani stessi. Insomma, molto di impostazione inglese... Che diciamo si ispira ai valori del tempo, chiamiamoli così. Sì, chiamiamoli così. Tutta roba che andava a scapito del re. Sì, ovviamente. Però cosa di qualunque re, perché a quel punto stavano cercando proprio di separarsi completamente ormai. Esatto, infatti che cosa fecero? Decisero di cercare tra i vari principi italiani un altro monarca. Ecco perché italiano? Beh, senti, banalmente perché in quel periodo si parlava molto di federazione italiana e la Sicilia, come stato autonomo, voleva entrare in una federazione italiana. Anche per questioni di protezione, insomma, se siamo in una federazione italiana in cui c'è un interesse di una casata regnante italiana nel mantenere lo status quo in Sicilia, ci si trova anche un alleato militare. Esatto, invece pensa come le andò male al regno di Grecia, che si trovò come sovrano un tedesco, quindi insomma capisci che... Non è proprio la stessa cosa. Si voleva evitare una cosa del genere. E secondo te a chi potevano aver fatto la proposta per diventare monarca della Sicilia? Un Savoia. Esattamente, in particolare al duca di Genova. Che era un Savoia. Che incredibilmente rifiutò. E sai perché rifiutò? Perché disse che era impegnato a fare il generale durante la campagna contro gli austriaci nel Lombardo-Veneto, la prima guerra di indipendenza in pratica. Quindi rifiutò un pezzo d'Italia che gli si stava offrendo gratuitamente che stava cercando di conquistarne un altro pezzo. Sono confuso. Sì, in effetti sembra una cosa illogica, ma non lo è. Perché? Perché dovete sapere che a guardare gli eventi siciliani c'erano ovviamente inglesi e francesi. Gli inglesi da una parte dissero: se voi evitate di diventare una repubblica e vi scegliete un sovrano purché italiano, noi vi riconosciamo quale stato indipendente. Benissimo. Fanno la proposta. Contemporaneamente però
gli inglesi da Londra mandano il loro inviato speciale con una lettera che dice: senti, tu digli a sto duca di Genova che non è proprio il caso che accetta, continui a fare il generale lì, che poi provvediamo noi. Quindi diciamo che il duca di Genova non ha proprio scelto liberissima. No, diciamo che il duca di Genova secondo me non ha neanche proprio sentita la proposta, lui stava lì a combattere. No, grazie. Ma non sta neanche, ma va bene così, non va bene. Esatto, quindi non poteva andare in porto la cosa. Però per la rivoluzione siciliana fu un gravissimo danno, perché a quel punto il governo, senza più un, diciamo, un obiettivo, si sbandò, perché ci si era accordati tutti per la soluzione monarchica. Venendo meno questo, il governo si spaccò tra repubblicani e filomonarchici, quindi capisci bene che lotte intestine, il Parlamento... Che diciamo, era... limitato la Sicilia a quello che poi succederà nel Risorgimento italiano in maniera un po' più ampia e variegata. Esatto, diciamo. Solo che approfittando di questa divisione, nel frattempo Ferdinando II, zitto zitto e tomo tomo, ha radunato 16.000 uomini da spedire contro la Sicilia, al comando di Carlo Filangieri. Non promette bene. No, infatti il 48 finisce con un bombardamento selvaggio di Messina, da cui poi Ferdinando II prese il nome celeberrimo. La famosa Re Bomba. Esatto, direi proprio da quello. Tant'è vero che fu talmente sanguinolenta la battaglia, sia da parte napoletana che dei siciliani, che trucidavano i napoletani in maniera oscena quando li beccavano come prigionieri. Nessuna pietà. Cioè, c'erano scene in cui facevano ingoiare ai prigionieri i genitali che avevano tagliato. Ok, questo non volevo saperlo, Michele. Andiamo avanti. Poi nel 49 la riconquista della Sicilia da parte delle truppe borboniche va avanti, più o meno senza incontrare resistenza, se non a Catania, anche perché l'esercito nazionale siciliano era poca roba. Volontari, contadini, insomma niente che si potesse opporre a una forza regolare. Fino a che poi, ovviamente, una volta che una squadra navale si pone di fronte a Palermo a dire o la resa al bombardamento, lì a quel punto ancora una volta il povero Ruggero VII si rende conto che non c'è niente da fare e decide di sottoscrivere la resa della Sicilia insieme agli altri membri del governo. Solo che questa volta che succede? Lui rientra tra quelli non ammessi all'amnistia, quindi deve emigrare, se ne va a Malta, deve scappare, se ne va a Malta. Malta da cui se ne ritornerà soltanto quando ci sarà l'unificazione italiana, quindi nel 1861, e verrà fatto senatore del Regno d'Italia. Campò poco, nel 63 già morì, però quantomeno la soddisfazione di dire: Beh, vabbè. Dopo due volte che le ho prese, almeno una volta posso godermi la vittoria. Oddio, dipende un po' dai punti di vista. Lui voleva una Sicilia indipendente, se la ritrova ancora più centralizzata, non so quanto fosse contento. Beh sì, tieni conto che nel 61, quando ci fu l'annessione del Mezzogiorno, ancora non si sapeva bene qual era il futuro assetto che avrebbe preso l'Italia e la Sicilia. Quindi diciamo che c'erano delle belle speranze. Esatto, poi ovviamente non si concretizzarono, ma tant'è. Insomma, poi, questa Costituzione alla fine, che cosa se ne fece? Ovviamente venne abolita da Ferdinando II. L'avevo immaginato. Chissà perché l'avevo immaginato. Sì, l'avevo immaginato. Però, uno potrebbe vedere questo 48 come la definitiva sconfitta del movimento siciliano. E per certi versi lo fu, per certi versi lo fu. Però tieni conto che, oltre a Ruggero VII, c'erano altre 42 persone che erano state, diciamo, escluse dall'amnistia generale per i reati di insubordinazione al re. E questi 42 erano tutta gente che poi ritroveremo nel Risorgimento italiano, che furono proprio gli architetti, chiamiamoli così, della spedizione dei Mille in Sicilia. Solo per dirne una, tra gli esuli c'era Francesco Crispi, un nome a caso proprio, Rosolino Pilo, è un altro ex ufficiale di Marina Borbonica che si chiamava Salvatore Castiglia, che anche lui era palermitano, che è stato colui che ha guidato le navi di Garibaldi nello sbarco di Marsala. Quindi insomma, come vedi, hanno avuto un ruolo molto preponderante. Quindi possiamo dire, senza timore di sbagliare, che dal 48 siciliano poi sia nata l'unificazione italiana. Esattamente, se non ci fosse stata la rivoluzione siciliana, niente unità d'Italia. Beh, direi che per quanto riguarda il nostro abbiamo detto abbastanza. Mm-hmm. Come al solito lasciamo spazio a due o tre testi e riferimenti per l'approfondimento. Sì, sì. Allora, anzitutto, se guardate qui nelle informazioni qui sotto che vi abbiamo messo, c'è il link alla Costituzione siciliana, così qualcuno se la può andare a leggere. Originale. Per quanto invece riguarda i libri che vi consiglio, ce n'è uno molto recente, del 2016, che è di Roberto Sciarrone, si chiama La Primavera dei Popoli, la Rivoluzione Siciliana del 1848. E poi vi metto un altro link nelle informazioni dove c'è questo, come posso dire, questo contributo della professoressa Morello che si chiama Lo Statuto Fondamentale del Regno di Sicilia del 1848. Bene, direi che insomma ce n'è abbastanza per capire fino in fondo questa questione e direi che
è una questione che merita di essere approfondita per capire anche da un punto di vista diverso da dove è arrivata l'unificazione italiana. Esatto, che uno pensa che è arrivata da nord, ma è partita da sud inizialmente. Ok, diciamo che magari 50-50. È un 50-50, è una condivisione di meriti. Bene, vi ringraziamo per averci ascoltato e al prossimo Brindisi. Al prossimo, salve. Thank you.